Sabato 4 maggio 2024, dalle ore 16 presso il Centro di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno, si è svolta l'assemblea dei soci di Banca del Valdarno. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2023, che ancora una volta si è caratterizzato per risultati importanti in quanto a solidità della banca, capacità di dare risposte concrete al territorio servito, come specificano le parole del direttore generale Stefano Roberto Pianigiani e del presidente Gianfranco Donato. Anche quest'anno, come effettivamente fu anche l'anno scorso, possiamo dire che tiriamo il consuntivo di un anno che ha riservato particolari soddisfazioni per la nostra banca. Ma certamente è importante anche dare un rapidissimo sguardo a quello che è stata la risposta che la nostra banca anche nel 2023 è riuscita a dare ai propri soci, ai propri clienti e dunque in ultima istanza poi a tutto il territorio. E anche in questo caso, per dare maggior significato, ecco, basti pensare che la nostra banca oggi serve oltre 30.000 clienti in un bacino, proprio territorio di competenza, che conta circa 100.000 residenti, quindi un numero senz'altro significativo. In ultimo, guardando sempre le risposte concrete che abbiamo dato al territorio, significativi sono l'importo dei nuovi finanziamenti che abbiamo concesso nel 2023 oltre 58 milioni di euro e senz'altro anche particolarmente significativo sono i plafond che abbiamo messo a disposizione, 15 milioni di euro, per le principali associazioni di categoria e dunque per tutti i loro associati imprese. Presentiamo ai soci un risultato eccezionale, straordinario. Il dato di bilancio è un dato confortante, ma è un dato che, come dire, va ad arricchire e a incrementare il patrimonio della banca e della nostra cooperativa e che significa poter continuare a sostenere famiglie e imprese come stiamo facendo ormai da più di 100 anni nella comunità valdarnese. Oltre a questo, un dato molto importante è anche la vicinanza della banca, oltre alle famiglie e alle piccole e medie imprese del territorio, a tante realtà dell'associazionismo, per cui continuiamo ad offrire al territorio attraverso l'utilizzo di una parte degli utili, un utilizzo consistente, ecco, attività di beneficenza, di sponsorizzazione per centinaia di migliaia di euro a fondo perduto che servono per la crescita anche di tutte quelle associazioni che lavorano nel mondo del volontariato, del non profit e del servizio alla persona e della loro crescita.